Abbiamo voluto finalmente dare voce agli adolescenti che sono, dal nostro punto di vista, il gruppo di persone più dimenticato e inascoltato di questa crisi sanitaria e poi sociale in corso. E perché sono quelli che hanno dovuto affrontare rispetto all'isolamento i sacrifici maggiori. Ricordiamo che sono mesi di didattica a distanza in cui questi ragazzi hanno passato ore e ore chiusi in una stanza da soli quando sono fortunati, altrimenti alle prese con la condivisione di spazi e dispositivi pur dovendo studiare. Ci sono diverse cose che hanno detto gli adolescenti che mi hanno colpito. Ovviamente il dato più preoccupante è quello che riguarda le assenze dei compagni di classe, cioè il 28% degli intervistati ha riportato che almeno un compagno di classe è un po' sparito dai radar, non frequenta più le lezioni. Di questo 28%, il 7% peraltro ha raccontato che i compagni di classe che sono spariti sono tre o più di tre. Questo ovviamente è la questione che più ci allarma perché riguarda un rischio di dispersione scolastica molto forte. Ovviamente è un dato allarmante perché facendo un po' di calcoli rispetto alle classi coinvolte, parliamo di circa 34.000 studenti che potrebbero essere potenziali dispersi. Mi ha colpito molto la risposta di una ragazza che ci racconta di come quando non capisce una cosa che le viene spiegata, è da sola nella sua camera e non c'è nessuno che la può aiutare. Ma sicuramente era già una generazione diversa rispetto alla nostra e lo sarà ancora di più. Basti pensare che il 23% dei ragazzi che abbiamo intervistato ci ha detto che che in fondo in questo periodo ha capito che non è così importante vedere le persone fisicamente perché tanto ci si può sentire online. Per forza di cose sarà una generazione con delle caratteristiche diverse. Quanto la povertà e la povertà educativa e le disuguaglianze che questa crisi sta acuendo sempre di più impatteranno su che tipo di popolazione avremo domani, dipenderà molto dagli interventi che verranno messi in campo. Se non si interviene subito rispetto alle disuguaglianze educative, purtroppo avremo sì un'elite sempre più consapevole e istruita e poi tantissime altre persone invece che potranno rischiare l'analfabetismo funzionale e che comunque saranno costrette a vivere ai margini della società. Questa, diciamo che è la cosa fondamentale su cui intervenire in questo momento, dare a tutti l'opportunità, che poi non è un'opportunità ma è un diritto, come ci ricorda la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di avere un'istruzione e un'educazione di qualità.